Avrete detto Gianfranco perché ci è andato, che a me ha fatto impressione, l'ho letto ieri proprio così nero su bianco, cioè che la, e poi chiudiamo questo discorso, la mortalità delle donne e delle madri, la percentuale è di 1 su 16, giusto? La possibilità. A rischio di complicanze di morte durante la gravidanza e parto, una donna su 16 nell'Africa subsahariana, mentre in Occidente una su 3.800, per cui le 500.000 morti materne che avvengono nel mondo, il 90% avvengono a sud del mondo, per problemi sociali, non geografici. Per cui, insisto, mettiamoci sotto un fish and chips e facciamo in modo che questo dinosauro porti qualcosa di molto utile ai bambini, anche a quelli che devono ancora arrivare, già le domande. C'è una cosa che anch'io vorrei aggiungere, perché sembra scontata, siamo qui, però uno se lo può... poi il toccare con mano è sempre un'altra cosa. È vero pure che a guardare Gianfranco, a sentirlo parlare così, sembra un po' un delinquente, per cui uno può dire ma siamo sicuri? Ma è veramente così? Io devo dire, quando sono stato in Africa, un giorno stavamo girando il film e una domenica stravolto siamo riusciti finalmente a incontrarci, ti ricordi? Ti ho chiamato, ho preso un taxi da Nairobi, sono andato su questa statale polverosa, dove ho rischiato di morire 7-8 volte, sono riuscito ad arrivare sano e salvo all'interno, oltre questo cancello, a 100 metri da Baraccopoli, da quella miseria, a 100 metri da quella malattia, da quella mortalità, da quella obiettivamente mostruosa realtà, sorge questa costruzione bianca, bella, pulita, con il giardino che separa queste case una dalle altre, con degli altri che quel giorno dovevano ancora arrivare, credo che a questo punto saranno arrivati. Sono piccolini, ma insomma stavano arrivando, e quello lì è Nema Hospital. Cioè, è una cosa concreta, è una cosa veramente, esiste. Io l'ho toccato, sono entrato e mi ha fatto fare un giro, e c'era una, ed è veramente una cosa, l'ho trovata una cosa meravigliosa, perché è una, voglio dire, con Gianfranco ne abbiamo parlato, perché la cosa incredibile, una delle tante cose che veramente Gianfranco mi hanno toccato, è che qui stiamo parlando di Africa, stiamo parlando di un paese che, come Gianfranco nel suo libro scrive, sta morendo, è un paese stravolto, quel volto di cui Thabo Mbeki ha parlato, quando appunto in un discorso che Gianfranco ha riportato nel suo libro, parlando dell'Africa, della sua terra natale, è un volto che oggi è deturpato. L'Africa non è, appunto, non è più quel tipo di povertà, è quell'altra povertà, è una povertà oltre disumana. Allora, parlandone con Gianfranco, mi sono reso conto che questo è un uomo che prende no in continuazione, che sta lottando per costruire, scusatemi, sto parlando di lei, dottore, questo è un uomo che sta costruendo un ospedale in un paese che è gigantesco, che è una goccia nell'oceano, ma non si ferma, però sono 25 anni il prossimo anno che sta lì per costruire questa goccia. Allora, io veramente è la prima volta che mi trovo nella condizione, grazie a Carla, grazie a Gianfranco, di avere un film in promozione a Natale e di essere, lo dico sinceramente, a costo di sembrare retorico e banale, felice a un giorno, cioè domani, della conferenza stampa del mio film, di venire qui, di essere stato ieri a Genova, di costruire. Sono orgogliosissimo di questo libro verde, anche se non l'ho scritto io, l'ha scritto Carla,
perché questo libro può veramente diventare mattoni, può diventare quell'edificio lì, quell'ospedale lì, quello che ho visto, il Nema Hospital, che se funzionante è una benedizione per quel posto. E questo.